ma poiché per voi è importante classificare, è importante stabilire una gerarchia, è importante definirvi via via più evoluti, dovete porre la farfalla molto più in basso di voi e dire: la farfalla non è ancora mente, deve diventare mente e poi diventare non mente. Tutto questo appare molto ridicolo, anche se ai vostri occhi appare come ordine. Eppure è ridicolo, perché in questo modo voi ponete dei vincoli a ciò che è e stabilite che ciò che è deve situarsi in una scala, e la scala la create voi, ponendovi bene al vertice o comunque in una posizione preminente e dicendo che tutto il resto si situa sotto o sopra di voi secondo un ordine prestabilito. Invece non esiste questo ordine, non esiste questa graduatoria, non esiste questo percorso di materializzazione e di spiritualizzazione. Non esiste niente di tutto questo, ma è soltanto il prodotto della vostra mente. Ben vengano queste affermazioni, servono, ma noi vogliamo andare più in là. Per cui la farfalla è ciò che è. Voi siete ciò che è. E tra la farfalla e voi non c'è alcuna differenza se non essere un'onda della coscienza che esprime un particolare modo, non certo di essere della coscienza, ma di raffigurarsi dell'umano sulla coscienza.